Unique Selling Proposition, Star Strategy, Ted Bates, Jacques Segelat, Stati Uniti, Francia, Advertising, Reclame. Sono due punti di riferimento, direi anche in qualche modo comparabili all'arte. Penso al dadaismo, e alle asimmetrie della Unique Selling Proposition, ideata da Ted Bates con la visione quasi da pop art della star strategy legata ai prodotti di Jacques Segelat. Quindi advertising americano, reclame francese. Dicevo, due punti di riferimento che sono probabilmente punti di riferimento oggi ancora più importanti e allo stesso modo punti di riferimento viventi e morenti di una cultura, quella della pubblicità, in generale, che segna il passo. Quindi perché essere a setup? Perché chi si occupa di comunicazione guarda il mondo dell'arte. Il mondo dell'arte è spesso avanguardia, è spesso sperimentazione e soprattutto i codici dell'advertising, della pubblicità, quelli di Ted Bates è morto, quello di Segelat è molto anziano, ci dicono che fondamentalmente negli anni 50 nascono prima a Madison Avenue e poi sulle strade magari di altre città europee, penso a Parigi, pensiamo a Londra con i Saatchi, i fratelli Saatchi, anche loro grandi collezionisti d'arte, nascono teorie che poi vengono consumate dal tempo, vengono consumate dalla rete, vengono consumate dal web, ma vengono anche consumate perché alla fine prive di valori, fortemente consumistiche. Entriamo con questo tipo di logica, con questo tipo di concetto esattamente lì, cioè quando teorie consumistiche non hanno più, diciamo, la capacità, i valori, la nobiltà per generare, interesse, per generare discussioni. Cioè quello che si potrebbe dire una sorta di setup, bisogna fare, come dire, punto e a capo, fare una riflessione. La riflessione che il mondo dell'arte consente di fare a un mondo parallelo a quello della comunicazione è una riflessione molto interessante perché si muove sul concetto di rapporto, dal nostro punto di vista, istituzione-cittadino. Non ci sono più prodotti da vendere, ma spesso valori da comunicare, la sicurezza sulle strade, la sicurezza nel mondo del lavoro, la ricerca del lavoro. L'istruzione, la formazione, la salute sono valori, ma sono anche servizi che le istituzioni pubbliche, che lo Stato sociale in Italia, come in Europa, come nel mondo, diciamo, fornisce, reagisce, riorganizza, sopperendo anche a mancanze del passato. Lavorare quindi su questo rapporto, su un rapporto di trasparenza, di interazione, di, diciamo, democrazia tra cittadino, cittadino consumatore di valori, di servizi e istituzioni è un aspetto molto interessante, ma ci vuole appunto un setup, cioè una linea di demarcazione tra quello che è stato, tra teorie importate e la possibilità di sviluppare un pensiero autoctono, anche italiano, sui codici della comunicazione che poi sono codici appunto di democrazia, ma sono anche codici di nuovo sviluppo, quello che noi in qualche modo chiamiamo smarketing. Per noi setup è un punto in cui facciamo, come dire, facciamo riflessioni intorno all'idea di smarketing, cioè di rompere tutte le vecchie teorie troppo importate, troppo esogene al nostro sistema, quello della comunicazione, quello dei codici, quello dei linguaggi, quello sostanzialmente della pubblicità informativa. Dentro questo schema, ovviamente, ci vogliamo, come dire, legare a questa iniziativa perché cerchiamo nei giovani talenti under 20, nelle scuole italiane e prossimamente europee, con un nostro progetto specifico che si chiama Bloom Academy, e negli under 40
italiani e europei, gli artisti, come dire,